Benvenuti amici, io sono Beppe. Finalmente oggi preparativi per la partenza. Mi sa che dovrò mettere mano anche al garage. Vabbè, prima iniziamo, prima finiamo. Certo che la roba è davvero tanta in un camper, eh. Siccome bisogna cercare di ridurre un po' le cose da portare sul camper, provvederemo oggi. Adesso vi faccio vedere come ho organizzato l'interno del gabone. Sul portello ho messo questa sacca. Allora, nella parte superiore un po' di sacchetti. I sacchetti dell'umido. Qui la chiave per la bombola del gas. Le brugole per svitare il manubrio delle bici. Altri sacchetti. Spugnette varie, guanti, zegetta. Questi sono i gancini da mettere sul tendalino, i picchetti per il telo da mettere esterno, vari attacchi nel caso ci sia un campeggio che abbia altri attacchi diversi. Qui abbiamo questi pesi da mettere sul bordo della tovaglia esterna per non farla volare. E fantastico, questo ve lo faccio vedere. E il mio completino per fare il barbecue. Qui subito ho posizionato questa paletta applicando questo semplice gancio, vedete? Si attacca così, perfetta. Noi possiamo tranquillamente aprire il portoncino che dà accesso alle bombole del gas, che io ho preso entrambe in vetroresina per risparmiare peso. Con questi due attacchi ho messo la barra per l'uscita del tendalino, che qua mi è molto comoda. Tutto il pavimento è zincato. Da questa parte ho posizionato lo stendino e anche una sedia a sdraio leggera, che è quella di Cinzia. Invece qui avevo una specie di divano e ho pensato bene di mettere questi due cestini, vedete? Li ho uniti e ho creato praticamente una sezione dove riporre altre cose. Per esempio qua ho messo lo spago che mi serve, se voglio stendere qualcosa tra due alberi ce l'ho pronto. Questo è la ricarica per l'accendino, per accendere il barbecue. Qui abbiamo la tovaglia per l'esterno, un ombrellino con la sua lampadina molto comoda da mettere esterno. E qui abbiamo l'olio motore, il liquido di raffreddamento per ogni evenienza. E questo invece è il detersivo dei piatti, che Cinzia lo vuole comodo qui da prendere. E qui abbiamo uno spazio vuoto che dopo riempiremo. Qui ho inserito un cuscino grande che può servirci quando vogliamo trasformare la zona dinette, dove c'è il tavolo da pranzo, in un letto. Qui invece ho applicato questo portabottiglie in plastica fissato con delle vite a pavimento, in modo tale da avere almeno una piccola scorta di acqua all'interno del gabone. Da questa parte abbiamo un altro vano dove abbiamo un po' tutte le cose che possono servire per il camper, tipo catene, che in questo momento non penso ci possano servire molto. Comunque, cavi per la batteria, là c'è una pompa di ricambio. Qui invece abbiamo il kit per il gonfiaggio dei pneumatici, una bomboletta di nero opaco per dare dei ritocchi magari alla paraurti posteriori nel caso, il triangolo si vede, ecco. Poi tutta questa zona sappiamo che è dedicata al camper. E qui, in quest'altro vano, da questa parte senz'altro più comodo, ecco. Allora, io ho messo questa comoda, direi, vaschettina, proprio pagata 2 lire, con la pezzo di canna e il doccino che posso andare ad applicare esternamente, perché questo camper è dotato anche di un attacco acqua esterno, vedete? Attacco qui a baionetta, dall'esterno posso prendere l'acqua, magari per, qui c'è l'interruttore on off,
e dall'esterno posso prendere l'acqua magari per sciacquare un materassino piuttosto che lavare le ciabatte. Quindi direi che prima cosa posizioniamo le bici. Abbiamo preferito fare gli attacchi della bici internamente al gavone per una questione anche di sicurezza e anche per evitare che poi tutte le volte le bici si sporcassero davvero tanto. Vi faccio vedere come è organizzato il gavone adesso. Allora, il cavo della corrente, queste sono le due pattumiere piccole col cestino della bicicletta di Cinzia, questo possiamo eliminare, questo anche, quindi aggiungiamo a questo mucchio. Qui abbiamo giochi, racchette da tennis, bocce e compagnia bella, la sacca con dentro la canna dell'acqua, cunei da posizionare quando si arriva, il tappetone bellissimo, vedete, stupendo, da mettere esternamente. Qua ho messo le due biciclette, qua c'è il secchiellino con le mollette, questa è, vedete, è stata posizionata su questa barra, quindi scorre, e abbiamo il portascarpe. Andiamo a vedere adesso dall'altra parte. Ecco, di qua abbiamo messo, vabbè, nel cestino i due caschi, le sedie, e qui abbiamo il tavolo, quello smontabile, da mettere all'esterno. Ecco fatto. Amici, io direi che direi che è stato fatto un buon lavoro. Sicuramente più avanti magari elimineremo qualcosa e porteremo dell'altro. Ad ogni modo, siamo pronti, andiamo. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare un like e spero di esservi stato utile. Un saluto da Beppe, ci vediamo al prossimo video. Ciao!